Sono Francesca Milani, oggi è lunedì 29 novembre 2021 e sono qui in compagnia di Maria Grazia. L'intervista ha come obiettivo quello di raccogliere i ricordi di infanzia legati soprattutto alla scuola. E questa testimonianza viene raccolta nell'ambito del progetto Memorie d'infanzia, promosso dal laboratorio di ricerca di formazione didattica dell'Università di Firenze. Allora, Maria Grazia, comincia nel dirmi quando sei nata, dove sei nata e i tuoi genitori cosa facevano. Insomma, raccontarmi un po' del contesto sociale, familiare, dove sei cresciuta. Vabbè, sono nata a Grezzano, nel Mugello, in Borgo San Lorenzo, il 4 gennaio del 1954, e una famiglia contadina, e i miei genitori facevano contadini, e avevo una sorella, una famiglia parecchio numerosa, c'era a quei tempi 14-15, cugini, zii, di tutte le età, e niente, così, una famiglia contadina, una famiglia semplice. E iniziamo dalla scuola. Per quanto tempo sei andata a scuola? 5 anni, i tempi dell'elementare. E come veniva scandito, diciamo, la lezione? Nel senso, tipo, facevate un'ora di Sì, italiano? mi ricordo, sembra, sono passati tanti anni, insomma, ce n'ho 67, quindi sono passati 60 anni. Non sono pochi, Eh Francesca. no. Però, insomma, mi ricordo che la mattina, insomma la mattina, forse era un giorno c'era italiano, un giorno matematica o disegno, si andava anche fuori, mi ricordo, si facevano delle gite magari per prendere foglie, materiale per poi fare dei disegni o qualcosa di, insomma, da fare insieme, ma molto semplice, insomma, scandito così. Certo. Di italiano le materie erano poche, non erano tantissime, quelle di italiano, Tipo di tematica, italiano cosa scienze. facevate per dire? Italiano, vabbè, elementari, prima elementari, insomma, prima, seconda, pensierini. Poi mi ricordo di questi, l'inizio di quaderno con questi bacchetti, paginate di bobbe, forse per un po' insegnarci un po' di disciplina, non lo so. E poi i primi pensierini, naturalmente, le prime operazioni, dopo, in seconda, in terza, elementare, e poi dopo, vabbè, i semi. Per quanto riguarda educazione civica, quindi al rispetto degli Sì, altri, quello sì, quello ci veniva insegnato abbastanza, sì, ma quello. era più come disciplina Anche come oppure disciplina, era. sì, Ah, perché poi certo. c'erano le punizioni, eh. Certo. E che punizioni? Le punizioni brutte, Francesca, brutte. Io mi ricordo le mani, chi la faceva proprio grossa, le mani sul banco, e poi c'era il righello e ti batteva quel righello sulla mano. Per quanto riguarda invece i compiti che vi davano per casa, detto comunque non erano tantissimi, No. no? Ma diciamo dove li svolgevi, ecco, In dove cucina, cucinavi. no, in camera, in cucina e. Anche perché mi immagino che in camera non avevate come ora le No, le scrivanie scrivanie, niente, c'era il tutte letto comodino, semplice. In cucina, sulla tavola, che passava sempre un monte di gente, cugini, magari si davano lo scappellotto, oppure si dicevano la battutina. Sì, eventi particolari. particolari, mi ricordo un anno, forse il maestro Benvenuti, l'ultimo, in quinta, ci ha fatto fare un mosaico, e se tu vai alla chiesa, e c'è Santo Stefano, il nostro patrono, di Grezzano, e Santo Stefano gli è davanti sulla facciata si è fatto lui, alle elementari, Davvero? davvero. Ma in che classe? Cioè, E quando mi sembra un facevate? quarto o quinta, grandini, quarto o quinta, si è fatto il mosaico, si è fatto Santo Stefano. E poi altre cose, allora, mi ricordo una volta invece, non mi ricordo in che anno, si fece tutti i vetrini, poi si fecero portare tutti i vetri, dei pezzetti di vetro, e poi dopo si affumicarono a scuola. Il giorno dopo c'era l'eclissi totale del sole per carnevale. Invece ci si mascherava per Ah carnevale, sì? tutto fatto in casa naturalmente. E l'ultimo anno questo maestro addirittura fece un carro di carnevale, maestro Franco, e si andò in giro per il paese. Non esiste fotografie, o forse una volta ho visto qualcosa. Non mi ricordo con che tema ci si mascherava, però mi ricordo a casa poi si faceva delle cose con la carta e poi dopo, questo mi ricordo, sì. Poi invece per la Befana ci portavano a scuola, il comune ci portava un pacco, forse alle famiglie un po' meno abbienti, forse, ma anche lì ci sembrava, non c'era mica nulla di che,
c'era questo pacco, con questa carta, un sacchetto, con questi mandarini, noccioline.